pace e bene a voi qui presenti e a quanti sono in collegamento. Iniziamo il secondo giorno della tredicina al santo con il canto A te sorrise invano. A te sorrise invano, o poverel di Cristo, ogni tesor mondano, tu bramavi l'acquisto del gran regno dei cieli. Sant'Antonio di Padova, fa che ogni cuor al paradiso aneli, al paradiso aneli. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cari fratelli e sorelle, buongiorno, buona mattina. Iniziamo allora questo secondo giorno della tredicina a Sant'Antonio. O sapiente Sant'Antonio, che con la tua dottrina sei stato luce per la Santa Chiesa e per il mondo, illumina l'anima mia, aprendola a divina verità. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Com'era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A 800 anni dalla sua nascita al cielo, la voce di Sant'Antonio risuona ancora attraverso i suoi scritti e la Chiesa lo ha proclamato dottore evangelico. Ascoltiamone un pensiero. Ti preghiamo, Santa Vergine Maria, Nostra Signora, Nostra Speranza. Tu che sei la stella del mare, brilla su di noi, sbattuti dalle tempeste di questo mare del mondo, e guidaci al porto. Nel momento del nostro passaggio, difendici con la tua presenza consolatrice, affinché senza timore possiamo uscire dal carcere del corpo, e meritiamo di salire lieti al gaudio infinito. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Non era trascorso neppure un anno dalla morte del santo quando il Papa Gregorio IX a Spoleto, il 30 maggio 1232, iscrisse nel libro dei Santi il Beatissimo Padre Antonio, ordinando che se ne celebrasse la festa il giorno della sua morte, a lode e gloria di Dio. Santo che tutto il mondo ama, prega per noi. Santo dei miracoli, prega per noi. Sant'Antonio di Padova, prega per noi. Prega per noi, Sant'Antonio di Padova. E saremo fatti degni delle promesse di Cristo. Segue ora la preghiera finale. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato il tuo popolo un insigne predicatore del Vangelo e un patrono dei poveri e dei sofferenti, concedi a noi, per sua intercessione, di seguire i suoi insegnamenti di vita cristiana e di sperimentare nella prova il soccorso della tua misericordia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Grazie a tutti allora per la vostra partecipazione. Io vi ricordo domani alle ore 10 il terzo giorno della tredicina in onore a Sant'Antonio. E ora terminiamo con il canto O dei miracoli. O dei miracoli inclito santo dell'alma Padova,
tu te l'hai vanto, benigno guardami prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio prega per me. Benigno guardami prono ai tuoi piedi, o Sant'Antonio prega per me. Grazie a tutti e buona mattinata. Grazie Nona per la tua presenza. Grazie a te. Ciao a tutti.